we gonna let it burn, 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 burn. Bella ragazzi, qui Marzia, che bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati su Wii Infinite Warfare per un nuovo video. E mentre non registravo giusto l'altro giorno, più che l'altro giorno, già una settimana fa, però non ho mai avuto tempo di fare questo video. Io in realtà questo video non lo volevo fare, però alla fine lo faccio. Ho trovato un'arma abbastanza particolare, almeno per quello che mi hanno descritto è una cosa tipo da sculati. Quindi se si è sculati a trovare un'arma del genere vuol dire che è forte. E parlo proprio del Rekt, che sarebbe la versione epica delle R3K. Rekt, vabbè. Un danno della madonna. Cioè, è aumentato di 7 da quello che ho capito. Cane che abbaia mentre registro. Andiamo subito a provarlo. Intanto c'è un italiano, poi magari più di uno. Ho già avuto modo di provarlo un paio di volte, che come ho detto l'ho trovato senza registrare purtroppo, però una settimana fa più o meno. E a parte che giocando in veterano, io gioco di più in veterano su sto gioco, perché recluta è come veterano, non capisco, ti shottano. Poi adesso magari con sto aggiornamento l'hanno aggiustato sta roba qua. Vabbè, niente, allora, prima morte, vabbè, a parte che ero in tre. Ok, uno preso. Uno sicuramente arriva da qua. Che cazzo ci fa dietro? Che cazzo ci fa dietro? Cioè, appunto, che cazzo ci fa dietro? Guardate, l'unica cosa che non mi piace è appunto che spara tipo a scatti, non lo so, una roba del genere. Però è abbastanza forte, possiamo dirlo, eh. Hai preso, figlio di puttana, tu. Guarda che ce n'è uno qui. Cazzo, potevo fare due e due. Come ho detto, il problema di sta arma è che c'ha un po' la raffica di fuoco e non mi piace. Tipo a scatti, va, non... Potevano farla migliore, sicuramente. Però diciamo che precisa è precisa, eh. Sono io che sono un po' da merda a mirarlo ultimamente. Vabbè, tanto qui arrivano sempre dalle parti che non devono. A parte che quello lì sopra. Sì, però se è una brutta merda, oh. Ma bello, vedi che almeno qualcuno che lo uccide. Ma li prendo tutti da dietro, va. Ah, beh, il bello di questa arma, che sono io che non so mirare. Beh, a parte questo. Ecco, hanno cambiato spawn. Ma che è una cosa assurda. Che ricarica i colpi da solo. Come vedete stanno salendo i colpi. Qui c'è uno, qui c'è... Ma li togliamo pure gli approvvigionamenti. Oh, puttana. Vai, togliamo lo specialista. Porca... Vaffanculo, va. Pigliati tu, mi hai già rotto i coglioni. Sono bagati da approvvigionamenti, ma si può. Grazie, man. So che ci fosse ancora quello là. Figli puttana. No, vabbè. Oh, mi stanno girando i coglioni, però, eh. Figa. Cazzo, c'era anche una bella fiduzza. Minchia, la mia mira però, mamma mia. Stuprate la mia mira, per favore. Oh, ma che cazzo succede in sta partita? Guarda che qui mi ci inculano da dietro, meglio stare qui. Ok. Sta dietro, ecco. Ma quello è ancora lì dentro, sta. Oh. Ma comunque come arma direi che è forte. Il problema è che, come ho già detto, che spara a raffica. Cioè, non... Ma no, ma seriamente lui ha fatto una roba del genere. A parte che era lì sdraiato. Perché come ogni figlio di puttana sono sempre sdraiati a pulire i pavimenti. Peggio di Swiffer, Dio santo. È una cosa assurda, oh. Italiano, è italiana, ma è ovvio, ma è perché è italiano, dai.
Dov'è? È sulla finestra. È sulla finestra. È sulla finestra. Ma che vita del cazzo che c'ho. Mamma mia. Niente, non... non mi piace la raffica di fuoco di Starma. Cioè, che cazzo è? Porca troia. È forte tutto, però... Figa. 21-18, un po' ridicolo, è un po' ridicolo. A parte l'italiano che, madonna, tirerò un pugno attraverso la televisione, si metteva sempre sdraiato. Manco Swiffer fa un lavoro del genere. Acquistate l'italiano di Call of Duty, si sdraia, si pulisce il vostro pavimento di casa ed è ottimo. E proprio lo usate come schiavo di merda. Poi è andata così male come partita, a parte quelle morti di merda per colpa di quella testa di cazzo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che quest'arma... boh, vedete un po' se la trovate, provatela un po', vedete un po' se vi piace o meno. E noi ci vediamo al prossimo video, passate sotto in descrizione, lasciate un bellissimo like, bella.